Sì. Nicola Del Grosso per forzasaggio.it, tagliamo la testa al toro, sei felice o no di questo girone? Normale, normale, tanto qualsiasi girone è facile o è difficile, dipende poi da quello che saremo noi, nel senso il campionato di 2 anni fa sembrava difficilissimo con corazzate come Forlì, Rimini, e poi dopo invece fummo talmente bravi noi per cui sembrò tutto facile. L'anno scorso, dopo un girone d'andata fatto bene, il girone di ritorno ci sembra, eravamo la peggiore squadra del girone, quindi sì. Secondo me, fermo restando che anche in questo girone ovviamente c'è 4-5 squadre che anche a livello di budget per noi sono, tra virgolette, almeno da quel punto di vista lì, raggiungibili, ma meno male che poi nel calcio non sempre vince di spendere di più, però sicuramente è un girone impegnativo, però ripeto, è figlio di quello che saremo noi, cioè sì. Se noi partiamo bene, diventiamo una buona squadra, sembrerà tutto più facile, sì. Diversamente sarà tutto più difficile. Senti, le Toscane le conosciamo perché insomma le affrontiamo ormai da anni, certo. Le Umbre idem, a parte il Foligno che comunque sta spendendo per allestire una formazione importante. Delle laziali mi dicono Pomezia, che è una neopromossa tramite, esatto, ripescaggio, potrebbe essere, diciamo, una formazione alla nostra portata, anche se mi dicono ci sia anche un ambientino non male a Pomezia, bello caldo, bello caldo. Mentre le altre, Albalonga e Monterosi, penso insomma vorranno fare come sempre campionati di vertice. E Monterosi, se ho guardato la cosa, sì. È sicuramente una squadra, ma come negli ultimi 3 o 4 anni sempre importante, importante. Flaminia uguale, anche Flaminia è una società, una squadra che tutti gli anni ha un budget per cui si può permettere di prendere giocatori tipo Neumann, che è il centravanti, insomma, sì. Un giocatore che tutti gli anni va in doppia cifra, e quindi è tutto da vedere. Non conosco la quarta ancora, non so, non mi sono informato, ma insomma. Ma io credo lo stesso Bastia quest'anno ha fatto un mercato scoppiettante, quindi ora vediamo un attimino poi che squadra esce fuori, ma insomma Trestina è comunque una piazza sempre dove è difficile la categoria. Credo che il Cannara più o meno possa essere come noi, ma insomma Massimo, dipende da noi, è quello che diventeremo, e quindi credo che già il test con il Grosseto ci dirà un pochino che squadra abbiamo messo su e che valori abbiamo. E poi ripeto, se noi siamo bravi sembrerà tutto più facile, se noi non saremo bravi sembrerà tutto più difficile. Alla luce della stesura di questo girone, insomma, delle squadre che abbiamo, vuoi mettere qualcosina compatibilmente con i soldini in più a questo organico? E tua idea implementarlo insieme naturalmente a Caleri e a Calori? Ma io credo che la rosa sia abbastanza omogenea e omogenea, sì. Per quello che sono poi tra virgolette, e comunque abbiamo preso i giocatori che volevamo e potevamo prendere, quindi sì. Noi siamo soddisfatti. Vediamo un attimino se nel reparto offensivo se può mancare qualcosa, no, ma numericamente parlo, non come qualità, perché sì. Sono Guidotti, Mencagli, Torricelli, Polo, non ho dubbi. Ovviamente siamo 4 giocatori contati, quindi potremmo essere un pochino corti lì. Però vediamo, perché poi 2 anni fa abbiamo fatto tutto il campionato solo con Juric e siamo stati bravi. E quindi è da valutare, diciamo che è l'unico reparto secondo me da valutare. Prima punta, seconda punta, dove sono semmai le tue indicazioni? Ma secondo me più forse probabilmente una punta di movimento, sì. Una via di mezzo fra una seconda punta e un trequartista. Ecco, quindi che possa andare magari anche a sostituire un Torricelli della situazione. Perfetto, perfetto. Così come insomma altri esterni. Anche se lì stiamo provando con Dai anche da trequartista, sì. E si sta comportando veramente bene, però il campionato è lungo, le partite sono tante, poi, quindi... Insomma, Torricelli viene da 2 infortuni, esatto, pesanti, esatto. Con Dai è un 2001, quindi, insomma, ecco, se ci fosse tra virgolette un altro giocatore, vediamo, deve capitare un'opportunità che ci possa veramente far migliorare la rosa, perché sennò rimaniamo come siamo. Grazie direttore. Grazie a te.